Giusto, bella Super Charlie, bella Arcade Boys, facciamo sti 5 minuti di domande folli a cui risponderò super sciallamente. È giusto. Alterni pezzi funny, quasi stupidi, ad altri conscious, quasi depressive. Le tante sfaccettature della persona, prima che del personaggio? Assolutamente sì, diciamo che convivono in me, nella mia persona, prima che nel personaggio, più anime, più stati d'animo, forse anche più persone. Quindi ho bisogno di esprimere a 360 gradi quello che sono. E per questo passo da pezzi profondi, poetici, alla Io lo so, a pezzi cazzoni tipo Pikachu, no? Non è che sono matto, è che un giorno mi sveglio allegro e faccio il pezzo allegro, cazzone, un giorno mi sveglio preso male e ho bisogno di esprimere quello. Tendenzialmente io mi reputo una persona profonda, quindi in realtà sono molto più il gesto di crescendo. Però il giorno che mi sveglio, che voglio essere cazzone, allegro, scrivere un pezzo in 5 minuti, tipo broccolo, tipo figa, ce lo faccio perché mi diverte, perché sono libero e non voglio limiti nella mia arte. Ma oltre che una passione, il rap per te è anche uno sfogo? Una sorta di autoterapia? Sì, esattamente. Più che uno sfogo, un'autoterapia. Diciamo che mettermi lì col foglio bianco e dal nulla creare qualcosa guardandomi dentro fa sì che io riesca a tirare fuori quello che ho dentro, anche le negatività e anche i miei demoni soprattutto, e a metterli nel loro mondo, quindi non stanno più addosso a me. È proprio una salvezza, è per questo che salvo l'ascoltatore, salvo i Super Charlie, perché in primis salvo me stesso e io ho proprio bisogno di farlo. È come se i miei demoni fossero imprigionati dentro le canzoni e quindi lasciano in pace me. Infatti io, se non scrivo, se non registro, mi sento oppresso dai miei demoni, e mettendoli lì gli do la loro dimensione e li lascio vivere per sempre nelle canzoni, e così autosalvo me stesso. Quindi sì, assolutamente è una cura che faccio su me stesso, ma penso che l'arte sia così sempre per tutti quelli che lo fanno. Hai dichiarato che un artista che si definisca tale ha il dovere di dare un messaggio positivo. Era ora che qualcuno prendesse posizioni contro il degrado, soprattutto musicale attuale. È una presa di coscienza o una presa di posizione? Non penso che chi faccia arte o comunque sia creativo e crei opere abbia dei doveri, quindi non dico, non è un diktat, non è che tu devi per forza dare un messaggio, questo no, se fai arte sei libero, almeno dovresti esserlo. Io nella mia fase artistica in cui sono, sento l'esigenza, vedendo il mondo che va sempre più a puttane, e avendo il cervello che ho e il dono che ho di scrittura e di comunicazione con la gente, sento l'esigenza di dover comunicare un messaggio. Questo non vuol dire che debbano farlo tutti, anche perché se lo facessero tutti non avrebbe più valore poi il fatto che lo stia facendo io. Quindi a me piace anche la musica come intrattenimento e basta, no? Magari quando c'hai cazzi non vuoi stare a pensare. Io adesso ho bisogno di mandare un messaggio. Giusto, da quando hai ingoiato l'autotune non l'hai sputato più, ma non ti sei rotto il cazzo? Perché a noi un botto. Allora, c'è da dire che sono libero di fare come cazzo mi pare sempre, quindi se voglio usarlo lo uso, se non voglio usarlo non lo uso. Vedi che in Rap God 2 non lo uso e dico no, leva l'autotune. Quindi in realtà non sono vincolato. Mi diverte molto giocare con la voce, anche perché uso l'autotune in una maniera completamente personale, non lo uso per intonarmi, anzi lo uso proprio per stonare, per rendere la mia voce ancora più, diciamo, malata, no? E poi ormai l'autotune è talmente sdoganato, devo dire che nel disco nuovo non c'è ovunque l'autotune a bomba come vi ho abituati. È un disco molto più musicale, molto più vera musica, e quindi solamente per quest'album l'autotune sgarato così non c'è, ma sono molto più concentrato sulla musicalità vera e propria dell'album. Da tuo padre, oltre che all'amore per la musica, hai ereditato la voglia di fregna. È una cosa atavica nella tua famiglia? È esattamente così. Da mio padre, per DNA, non ho ereditato solamente il dono della poesia, il dono dell'ironia, del sarcasmo, ma anche l'amore viscerale per la fregna. Mio padre è super playboy, veramente super playboy,
io diciamo ho ereditato anche questo. Non so suonare la chitarra, però so comunque usare le mani. Sì, cioè, piaceva a mio padre, piace a me, come non amare la FICA. Bene, va bene. Cazzo rimani. E le braccia le uso per abbracciarti, amore mio, non suono. Gesso, bella Super Charlie, belli Arcade Boys, l'11 maggio esce Buongiorno Italia, il mio nuovo disco, Buongiornissimo Caffè. Gesso, andatevelo a comprare, andatevelo a sentire, spero vi sia piaciuta questa intervista, 5 minuti con Gesso, bella Super Charlie.